Anche oggi compiamo il nostro cammino quaresimale. Abbiamo visto quanto sia importante prendere il Vangelo, aprirlo, ascoltare ciò che ci dice. È Dio che parla a noi. Però l'ascolto ha bisogno di alcune dimensioni fondamentali. Ecco, oggi vediamo la prima, è proprio quella del silenzio. Non si può ascoltare se non abbiamo fatto silenzio. E non solo il silenzio esterno, che è fondamentale, importante, ma soprattutto il silenzio interiore. Perché Dio parla e parla al cuore. Cuore inteso non come il sentimento, ma come il punto più profondo dell'anima, quel punto dove si realizza la comunione intima con Dio. Ecco, noi vogliamo veramente accogliere questa parola, riconoscendo in Gesù il pane di vita eterna. Però per accoglierla dobbiamo predisporre questo silenzio dentro la nostra vita. È un silenzio importante, ci permette di cogliere i particolari, di ascoltare ogni sua parola, di non lasciar cadere nulla di ciò che Lui ci dona come parola di vita. E allora il nostro passo quaresimale vuole essere proprio questo, il digiunare un po' dalle parole inutili, dalle fonti inutili, dai rumori inutili, da tutto ciò che ci frastorna continuamente, per dedicare uno spazio della nostra vita a quella lettura, a quell'ascolto, a quel metterci veramente ai piedi del Signore Gesù e ai Suoi piedi accogliere quella parola che sa.